forza! Si inerpichi! Bentrovati su WatchMojo Italia. Oggi sveleremo la nostra top originale 10 momenti più folli mai visti a Ciao Darwin. Cosa intendiamo? Parliamo di situazioni prese un po' da tutti i momenti dello show, un po' da questa o da quell'altra stagione, che per un motivo o per l'altro spiccano tra il delirio generale che anima il programma. Non credo di avere altre precisazioni da fare, a parte che questa è una classifica ovviamente parziale. Se voleste vederne un'altra, fatemelo sapere nei commenti. Ho una gran paura di cosa ci troveremo davanti, spero di farcela, e ora cominciamo dalla numero 10, la prima puntata. Buonasera cari amici telespettatori, buonasera. 3 ottobre 1998, Bonolis, Laurenti e un gorilla, con la modella Annabella Brevka, prima madre natura, e con la regia di Beppe Recchia, conducevano la primissima puntata di Ciao Darwin, bassi versus alti. Obiettivo dello show? Scoprire, tramite accuratissime analisi socio-antropologiche, i tratti definitivi dell'uomo e della donna del nuovo millennio. Dopo 30 anni li stiamo ancora cercando. E noi siamo pronti per dare inizio a questa prima avventura, un'avventura... Che domo fa? Alla numero 9, il viaggio nel tempo Gay Pride versus Family Day. Giotto visse nel 1200. Che fa? Mondo dell'arte, donna ciretta per il Family Day contro un ragazzo completamente pazzo, tra insulti e battibecchi e dispetti e pose sexy, praticamente conducono loro. Un climax verso il finale davvero delirante, Bonolis non parla più, si siede sulla scalinata sconsolato, si inginocchia in camera chiedendo perdono al signore. Al ritorno in studio dei due minaccia l'insano gesto e a concludere manda la pubblicità, bene così. Io non so se lassù c'è qualcuno, ma se c'è io chiedo scusa. Alla numero 8, umani e mutanti, argomenti a confronto. Signorina Copra! Ma che matta! È l'apoteosi di ogni dibattito. Il mutante numero 8 lancia una frecciatina in direzione dei basic e una ragazza dello schieramento opposto, la numero 19, risponde sollevando il vestito rosso e mostrando un lato B divenuto virale in mezzo minuto, al quale per fortuna Bonolis risponde chiedendole di coprirsi nel tripudio generale di un pubblico in voglioso maschilissimo delirio. Si oppone poi anche un altro mutante che vuole sfoggiare il suo allungamento, ma andiamo avanti. Guardate, me levi i calzoni, eh! Alla numero 7, la madre natura curvy. Laurenti è titubante a introdurre in scena madre natura e presto è svelato il perché. Dalle scale appare una splendida Venere curvy, lasciando tutti di stucco. Certo, qualcuno divertito o perplesso e Bonolis fintamente irritato, ma lei ruba la scena a chiunque e si prende ovazioni e applausi. Pur nello scherzo, all'interno di una farsa continua come Ciao Darwin, credo che l'apparizione di una madre natura fuori dai canoni estetici tradizionali fosse un unicum che andasse ricordato. Laurenti, ma che è un pericolo pubblico questo? Alla numero 6, Laurenti e la scalinata. Cosa fa? Cosa fa? Nei panni di Edith Piaf, Laurenti non sembra molto a suo agio. E infatti, quando osa scendere la scalinata sui tacchi, resta in uno stallo a non posso né scendere né salire. Per la quale devono intervenire un numero non ben definito di tecnici vari, manco fossero, come ricorda anche il solito Bonolis, compagnoni e lacedelli sul K2 nel 1954. Tutto preparato, sicuramente, ma completamente nonsense e non skippabile. Ma la avanti, corda, ma che c'entra la corda? Avanti 3 ore questa storia, ma io dico, ma io devo fare una puntata. Alla numero 5, Fuffi lo schiavo. Lo frusti, che si vergogni! Carne verso spirito, vede il trionfo. Vincitore morale della puntata, al guinzaglio e con maschera canina, di Fuffi lo schiavo da riporto, tanto fedele alla sua padrona con frustino da seguirla anche quando Bonolis la indirizza sul genodrome in una scena surreale. Oltre all'assurdità della situazione, e nel frattempo entra pure in scena il T-Rex domestico di Luca Laurenti, Bonolis che dice vada Fuffi, vada, non cincischi, è il quid di tutto quanto. Contento lei? Lei ha piacere?
Ti suoi. Allora. Alla numero 4, tutte le volte in cui Bonolis è entrato nel viaggio nel tempo. Ma che cazzo di problemi c'alle? Posizione corale in questo caso, una delle running gag meglio consolidate del programma, quando Bonolis, furioso, attraversa il wormhole spazio-temporale e blasta questo o quell'altro partecipante per poi tornare furioso in studio. La mia preferita è nella sfida carne versus spirito. Siamo negli anni 80, lo spirituale ha qualche incespico sulla pronuncia di Pac-Man, Bonolis entra nel tunnel incavolato nero e scivola facendo un volo come in Top Gun. Aia, porca p***a. Grazie cara woman in red, mi sono ammazzato. Alla numero 3, l'esplosione del cilindrone d'acqua. L'ho fatta sempre io, sembra che ce la chiarre. Al di là versus al di qua. Battute finali. Per la signora scettica dello schieramento al di qua sembra mettersi male, ma nel frattempo il cilindro dell'avversaria inizia a perdere. Tempo 2 minuti con Laurenti a tapparlo e il super box doccia collassa su se stesso, facendo cadere la concorrente e travolgendo Laurenti con un'onda anomala. Bonolis riesce a tranquillizzare gli animi e ad assicurarsi come prima cosa che la concorrente stia bene mandandola in infermeria ed è una di quelle poche volte in cui ho sentito lo studio completamente ammutolito. Coraggio, prima che comincino a proliferare forme di vita di stagno. Alla numero 2, Antartide e Antargine. Artide o Antartide? Antartide. Antartide, sì. No. Quindi? Antartiche. Io so io versus Noi non semo. I concorrenti incespicano 10 minuti su con quale altro nome è conosciuto il Polo Nord. Artige, Antargine, Antartide. Si va avanti così che sembra una vita. Bonolis allora entra nel wormhole, suggerisce loro la risposta corretta, ma questi la sbagliano lo stesso, restando per alcuni momenti anche in un imbarazzante silenzio che però risulta adorabile visto dove siamo, e parte anche l'applauso. Artide o Antartide? Antartiche. Prima di svelare la nostra numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli, come lo schiaffo di madre natura a Pablo Escobar, o meglio, a un Luca Laurenti in veste di super padrino della droga che ci prova, insiste e si becca una sonora cinquina. E infine la sigla, perché ogni volta che parte anche per me è un automatico Matti, siamo tutti matti. Poi non ho mai capito per bene il testo, ma non importa. E se non volete che il cilindro pieno d'acqua si rovesci anche addosso a voi lasciandovi nell'imbarazzo e al freddo, se vi succede fuori in strada a Milano a novembre è un problema, cliccate la campanella degli avvisi. E alla numero 1, la torta in faccia a Bonolis. Qualcosa pure a me la vogliamo dare? Consideriamolo un'incoronazione attesa a lungo da tutti. Pubblico, concorrenti umiliati, madre natura, autori, Laurenti e chi più ne ha più ne metta. Stagione 8, giovani contro nati vecchi. Dopo 31 anni di rimproveri e scleri, Bonolis chiede agli autori finalmente una specie di ricompensa per il lavoro svolto in questa lunga ricerca antropologica. E la risposta è una bella torta alla crema spatasciata in faccia, proprio come in una commedia slapstick. Delirio in studio, Laurenti sembra liberarsi finalmente da una qualche maledizione e Bonolis, rassegnato e coperto di panna, sembra capire che tutto questo non finirà mai. Sì! Dopo 31 anni, sì! Allora, piaciuta questa lista? Guardavate Ciao Darwin? Se non sbaglio dovrebbe anche riprendere, già ripreso. Non so manco a che stagione siamo, lo state guardando?